Raga, succede qualcosa di anomalo. Ciao a tutti nini, sono qua in Piazza Gau a Olenti, scorsiamo così in realtà, aspettando il Bona, Mure, JB e forse qualcun altro andrà a mangiare il sushi. Poi facciamo un giro mentre gli altri sono andati a vedere X Factor. E mi manca se voglio andare anche a vedere X Factor, ma siccome io non guardo X Factor di base non ho voglia di andare. E poi ho già fissato con gli altri e mi dispiaceva dargli buca, no? Però vabbè, sarà per la prossima volta. E questo video in realtà raccoglierà in teoria i 4 giorni che passerò da oggi fino a che tornerò a Firenze. Se poi registro parecchio o lo dividerò in due parti. Se vedete un po' stanco è che ancora non ho dormito, una roba allucinante raga, non dormo da una vita. Tanto il cappellino uolo in fronte e niente, fa un freddo boia a Milano ragazzi. Se mi vedete il sushi ragazzi, questo è Aimbona, state su YouTube con il nome di Aimbona, JB che state con il nome di Edoardo Valente, poi c'è il Mure che non ha niente e mangiamo questo sushi al lume di Candela in 4. Ora loro sono fuori, anche se il tavolo è perso, sono fuori a dilettarsi con i loro menti. Niente, adesso mangiamo, anzi ordiniamo tanto. 65 65, un 68 68, e un 73. Già mezz'ora che sta parlando. Un tra. Figata di soia. Mica va. Va che figata. Buona, le prese col riso. No, vaffanculo ste. Grazie. Sushi in quantità. Oh, ma vaffanculo. Di merda, cioè la tua fotocamera del cazzo, potresti spostarla leggermente. Questi sono 1, 2 e 3. Stella! Sono suoi! Vabbè, ti do una mano buona. No, cazzo, ma quello no! Ce l'ho anch'io, questa è la parte più bella. Grazie dello schermettino. Minchia, la luce che non c'è proprio, aspetta, facciamo così. Un po' di luce. Niente, praticamente mi sono alzato da un'oretta, però non avevo voglia di vivere, quindi ero rimasto nel letto, credo che fa freddo a casa di Step. Poi ho tutta questa infezione in bocca che prende la parte sinistra qua fino a qua sotto, mi fa un male boia a parlare, deglutire, mangiare, ma mangio lo stesso. Niente, ora mi sto mettendo a editare il vlog di Road to Milano. E questo in realtà è il vlog del post Road to Milano. Mo' mi faccio 2 o 3 foto per delle miniature che l'ho lasciate a casa con questa faccia. Sì, con questa faccia. Nel mentre dovrebbe arrivare anche Just Eat, così almeno mangio. E poi continuo a editare. Questo su, guarda, lo metto su. 3, 2, 1. Non torna più giù. Mentre arriverà Just Eat inizierò a mangiare e poi continuerò a editare fino a stasera. Buongiorno. Vedete tutto un po' sconnesso perché in realtà ho chiuso questo vlog ieri. L'altro. Niente, oggi partiamo. Snickex va a fare colazione da Tiffany, cioè con l'Apo. E niente, noi siamo in partenza per Torino e poi torniamo di nuovo a Milano e poi tornerò a Firenze. Già, me lo scordavo di dire che non ho dormito nemmeno stanotte, quindi è 3 giorni e non dormo, 2 giorni, 2 giorni, 2 notti e non dormo. Però, cioè, sono abbastanza fresco e siamo visibilmente in ritardo. Dai, tu, dove che fai scappi? È emozionato. Per chi c'è? Dai, sì. No. Me lo rompi, Tudor. Ragazzi, siamo arrivati adesso alla casa. Quella casa a Turin. Questa è la cassa di Tudor, dove dentro c'è tipo i maghi, i mostri. Non so che cazzo c'è. Niente, la casa qua dell'anno scorso è enorme. Qua c'è la mia camera, ovvero il salotto. Ecco, non so, c'era un divano là. Sì. Non c'era qua. Che qua ci sono stanze. Questo era il fasciatoio tipo. Cioè, raga, oddio mio, il divano più comodo della terra. Qua ci dovrebbe essere la cucina. Sì, cucina. Cucina fighissima, altra terrazza, terrazza. Cosa alzata di ferro che se ci andate col pollicione penso che lo tranciate. Bene, hanno i miei divani quest'anno. Questa è la cosa più comoda della terra. Buttati sul divano. Oh, è cazzo comodo sto divano, no? Minchia, è terrificante, raga. Guarda, è meglio di un cuscino. Oh, raga, stasera sbocciamo il gioco dell'opera. Ciao, Tudor, che fai? Edito. Bravo. Qua c'è una panchina, bellissima. Qua, camera dal letto. Camera dal letto, che era quella dove l'anno scorso c'era il Joker e Carmen. Camera dal letto. Qua in fondo c'era una lavanderia. Il letto, guarda. E dai, Sei scoglione. Prova a muoverlo. Muovi il braccio. Muovi il braccio. Te lo dico subito. Non si è rotto. Posso. Non è rotto.
cazzo ti butti nel... Come cazzo fa a tirarti su? Vai indietro, distribuisci il peso, come gli orsi, come gli orsi polari sul ghiaccio, no? Se la rompi. Ora, facciamo così, ti buttiamo per terra così i rotoli. No, no, stai. Con gli orsi polari, con gli orsi polari. Ovviamente ogni camera è stata ad un bagno, l'unica camera è stata ad un bagno, ovviamente, ovviamente, vedete qual è? La mia. Siamo al Sushi Nini, cioè ho dovuto... Seguitelo su Instagram, look at Wilson. Ho dovuto portare Wilson nel mio bagaglio e adesso aspettiamo il cibo a fare. Se mangia piccante, non offre agli amici, complimenti. Ho già mangiato. E a me non è arrivato un cazzo. No, va bene. Raga, il sushi è buonissimo. Vlog Inception. Passare al canale di Sbush per andare a vederlo. Sì, ma giorno. E Wilson non mangia? Vertendo al terzo. Giungendo. Vertendo. Vergendo. Ogni volta ti vedo mangi sempre come un animale. Ma poi cosa? Ma che è? Una sottiletta? Ci è venuto a trovare Pietruzzo oggi. E adesso però mangio anche io. Io mi sento stronzo. Ma non è stato a tutti, cazzo. Mi sento stronzo. Grazie, signore. Tudor? Ma che Tudor? Ah, ok. Pensavo che tu mi stavi aiutando. No, sembrava un Tudor che mi inculava, tipo, una cosa simile. Ah, il panozzo si è fatto lui, eh. No, devi fare il panozzo con la lasagnoccia. Nel backstage ci sono diverse facce sveglie. Molto sveglie, molto attente. Lì che sta addormentando. Poi c'è un Charmander. Lui c'è un Tudor molto impegnato. Poi c'è il mio compagno di foto. Fine della fiera, ragazzi. Mi hanno regalato un minion con la corona. Sono contentissimo. E adesso andiamo a concludere questa fiera. Tra l'altro è stata una fiera veramente impegnativa. Ciao Randy Ren. Tutto bene. Ciao Marci. L'hai visto il regalino cos'era? Era un braccialetto. Ciao. Bello. Ciao. Raga, succede qualcosa di anomalo. Ragazzi, andiamo nello slalom, è pericoloso perché questa macchietta fa testa coda. Rapido, 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 rapido. E dai, pit stop. Siamo dei bambini al parco giochi. Pari pari. Qual è una lampadina? Ricordiamolo. E dai, e dai, e dai. Gireremo intorno a questa ruota, ragazzi. Testa coda, cioè volevo dire sgommata. E dai, se lo rompo cado lo ripago, quindi devo stare attento. Dai, dai, ci avviciniamo a un The Mark selvaggio. Ciao. Allora ragazzi, una cosa divertentissima. Figo? Ma la cosa più bella del mondo. Ti voglio bene. Davvero, poi, è bello. Abbracciamo, vieni qua. Minchia, ciao, raga. Stefanino. Se ce la facciamo è bellissimo. È tanta roba. Bravo. Ciao, raga. Ti dico solo una cosa, ti voglio bene. Unisci il cuore! E io? Anche tu! Anche tu! Ora sto registrando in stereoscopia. Dai, raga! Guarda che figo! Uno, due, uno, due, ciao! Rettilineo, giri, ci sono, c'è l'otto e di qua rientri e fai di nuovo rettilineo. C'è una pista, no? Il mio motore era d'accordo. Okay. Giri a sinistra, dovrebbe esserci proprio la pista ancora mezza fatta. Okay. Sono tipo le curve, giri qua e quindi fai un mignotto tutta l'ultima onda se nessuno visto. Sì, due, uno, vai!
Stai combinando? Ha dato un copertone addosso. Ma non sai guidare. Dov'è Stefano? Stavi lontano. È pericoloso. Ma sai guidare almeno? Ma sei fiacchissimo! Sei fiacco! Ora sai guidare! Ma infilalo! Infilalo nel copertone! È un cerchio! Mettilo nel cerchio! Vai. Dai anima. Lo rimbalzano. Dai. Piccolezza. Ma dove andate voi? Andiamo. Non vai. No. Tutto il giorno a fare il meccanico e poi... guarda lì. E dai, adesso veloce. Triplo backflip. No, raga, che sta succedendo? Raga, soffro di vertigini io. Perché ho fatto questo? Figata! Sono morto. Zero felici. Io soffro di vertigini. Sono contentissimo, ragazzi. Doveva esserci un morto, la fine della... E dai. Bam, schienata, la WWE muore. La cosa bella è che anche io soffro di vertigini. Ti sei arrivato in cima? Su fatto. Ciao. Ciao. Dai, con la cena. Finita. Finita male. Finita male. Finita a pezzi. Come al solito. E torniamo a casa. Dunque, raga, questa è la fine del vlog di Milano. Anzi, in realtà probabilmente finirà a Firenze. E non lo so, insomma, se finirà a Firenze oppure finirà qua. In teoria a Milano ho la connessione più bella del mondo, GGVP, Rect. E sì che io vado ad editare il video, che dovevo uscire in teoria alle 5, 5 e mezzo. Un po' più tardi del normale, ma... sentivo di doverlo far uscire a quest'ora. Arrivo a caricare il video. Lo renderizzo alle 5, è pronto. Lo vado a caricare. Di media ci vogliono circa 4 minuti qua a Milano per caricare un video, perché la connessione va almeno a 300 mega. Se avessi una gigabit che stanno mettendo adesso a Milano, ci vorrebbe un terzo di 4 minuti, quindi tipo un minuto per caricare un video, no? Comunque faccio gli 4 minuti. Sì che lo metto a caricare, proprio easy, no? Dico alle 5:04 è pronto, 5:10 lo faccio uscire. Tempo rimanente, 2 ore e 40. Schicchio tutti i dispositivi, spengo internet, lo riattacco, faccio tutto il possibile e niente. Lo dico a Step, mi fa guarda vai in cucina, perché in teoria il PC è collegato tramite wifi. In teoria non fa molto, no? Wifi in quella zona dove tu sei. Vai in cucina, che è dove c'è il modem, e fa per forza. E difatti il modem dovrebbe, cioè dovrebbe, il modem è in cucina, è qua. Vado in cucina, molto scettico. Lo metto a caricare e ci vogliono comunque 2 ore e 50, quindi niente, metto qua a lasciare il PC a caricare in cucina e solo adesso si è svegliato e quindi il pronto video per le 6:40, ma non ha senso farlo uscire alle 7, preferisco a questo punto far restare un giorno in più il canale con un video solo e farlo uscire domani a un'ora decente, no? Quindi adesso il video è pronto, ma adesso è anche il momento di andare via, quindi chiudo questo video. Step e Suri non potranno essere con noi a salutarci perché sono andati a fare una cosa che dovevano fare. Noi ci vediamo comunque al prossimo video, quindi un bel like, commento, iscrivetevi al canale e passate anche dei miei social che sono qua in descrizione. Noi ci vediamo anche al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini.